ritroviamo in compagnia di Giulia Mutti. Ciao Giulia, ben trovata. Grazie. È un piacere rivederti, seppur virtualmente, per parlare di bellezza e di vita. E cosa c'è di meglio di una bella canzone che esprime sia bellezza che vitalità? La testa fuori è il titolo del tuo ultimo singolo. Ti chiedo, per rompere il ghiaccio, cosa hai voluto fotografare attraverso queste parole e queste note? Allora, ciao innanzitutto e grazie per questo spazio. Sono molto felice di confrontarmi con te su questi temi. Allora, la testa fuori parla di rapporti umani, di rapporti fra le persone. Sembra parlare all'inizio soprattutto molto di lacrime. In realtà la lacrima è soltanto una scusa per parlare di aiuto, no? Di sapersi aiutare, di sapersi supportare. Quindi nella canzone c'è questa sorta di metafora. In un rapporto, qualora anche fossimo travolti da una mareggiata, che può significare tante cose, no? Dal caos giornaliero che ci può travolgere, di riuscire a trovare la forza per tenerci a vicenda la testa fuori, quindi non tenersela proprio, ma di tenersela a vicenda. Quindi volevo proprio sottolineare questa cosa dell'aiuto. Come in tutti i rapporti, che siano di amore, di amicizia. Credo che l'aiuto sia una fase molto importante per capirsi Assolutamente. e per scoprirsi, ecco, fino alla fine. Prima di continuare la nostra chiacchierata, ti chiedo se ti va di accennarci subito il pezzo, così Vai! capiamo di cosa stiamo parlando subito. Te lo faccio Grazie, Giulia. ascoltare. Grazie. Come faccio a immaginare una lacrima se non la vedo mai, se dal tuo viso latita e non riesco a immaginare la tua anima se non la vedo mai, è usata come le tue Adidas perché non posso finire di conoscerti, anche se di parole noi siamo sepolti vivi e ci siamo detti tutto, amore a volte insulto. Non saliva più per questo cuore asciutto, ma se piango soffro, io, no, non funziona, ma se piango soffro, io, no, non funziona. Goccia, goccia, piano ci risiederemo, sì, come possiamo, fino a che non saremo contenti, con l'acqua alla gola sommersi e vedrai che saremo buoni, a tenerci a vicenda la testa fuori, le cose che non penso a volte capitano, per capirsi tu lo sai, ci serve un po' di pratica. Ma alla fine bevi anche in questa camera, io più tempo a guai, la somma non è matematica, e sai non posso dire riconoscerti, anche se di parole noi siamo sepolti vivi, ma l'amore è un farabutto, amore a volte punto, dagli occhi cade giù nel mio viso, non è asciutto, ma se piango soffro, io, no, non funziona, ma se piango soffro, io, no, non funziona. Goccia, goccia, piano ci risiederemo, sì, come possiamo, fino a che non saremo contenti, con l'acqua alla gola sommersi e vedrai che saremo buoni. Nemmeno un
Grazie Giulia, grazie mille. Grazie. Ogni volta riesci a stupirmi, ad aggiungere quel tassello in più che magari non ti aspetti, ma senza stravolgere, senza traumi, senza stravolgere quello che hai già mostrato finora. La chiamano evoluzione. Ogni volta che ci sentiamo, mi riprometto di non farti più questa domanda, perché sennò divento sempre... Però mi viene naturale, perché è un po' come monitorare il tuo percorso. Quindi ti chiedo, a che punto del tuo cammino ti senti? Aia. No, dai, mi piace sempre... Tu mi fai sempre questa domanda, che è molto bella, e a me mi piace sempre risponderti nello stesso modo. Fatto okay. Per volta, diciamo, non a metà, ma insomma, né all'inizio, sicuramente non alla fine, stiamo soltanto camminando verso una direzione. Però a livello di stesura, di composizione, di idee, penso che anche tu ti senta un pochino più padrone delle parole, delle note, questo si sente. Sì, devo dire di sì, devo dire che nell'ultimo anno ho cambiato qualcosa nel mio modo proprio di scrivere i testi. Uso, per farti un esempio, magari più metafore visive. Prima andavo avanti un po' più a ragionamenti, un po' più frasi lunghe. Adesso uso magari meno parole per dire le stesse cose. Quindi sono cose su cui lavoro, perché insomma è giusto così, è giusto evolversi e cambiare anche il proprio modo di comporre. Sì, hai aggiunto anche delle immagini nelle tue canzoni. In questo pezzo in particolare ci sono tanti interrogativi che ti poni, che ruotano attorno, come dicevi prima, al tenerci tutto dentro, al non esternare a volte i nostri pensieri e i nostri sentimenti. C'è qualcosa in particolare che ti ha spinto questa riflessione? Diciamo la sensazione del sentirsi soli, che non vuol dire stare da soli, stare bene con se stessi, ma la sensazione di sentirsi soli nonostante magari siamo circondati spesso da persone, abbiamo rapporti con amici, famiglia, fidanzati, compagni, però magari arriva sempre quel momento in cui non ci sentiamo capiti. Ecco, il sentimento del non sentirsi capiti è la cosa che mi ha fatto accendere la scintilla per scrivere questo brano. Poi proprio all'inizio dico, anche se di parole siamo sepolti vivi, alla fine non ci conosciamo mai fino in fondo se non ci vediamo piangere, no? Certo. Perché alla fine la lacrima è la cosa più, è una cosa sincera, perché per finta non si può piangere, quindi è l'emblema della sincerità. Certo, tu hai detto benissimo, a volte capita nella vita di sentirci soli anche in mezzo a 1.000 persone. In questo momento invece è un po' il contrario, ci sentiamo in compagnia, in solitudine. Questi temi che hai raccontato, di cui abbiamo parlato, in qualche modo si possono ricondurre anche a quello che stiamo vivendo tutti, l'emergenza sanitaria ovviamente nei confronti del contenimento del coronavirus, sta mutando, ha mutato, seppur momentaneamente, la nostra quotidianità. Tu personalmente come la stai vivendo? Io lo sto vivendo nel modo più naturale che mi viene, cioè io a casa ho tutti i miei strumenti, tutti, sono all'opera come sempre. Alla fine le mie giornate sono sempre all'insegna della musica, della composizione. Adesso sto studiando anche meglio chitarra, quindi ho un po' più di tempo per concentrarmi anche su quella, che non è il mio strumento principale. Però alla fine non posso andare in studio a registrare, non posso fare la promozione, la possiamo fare Wow. soltanto virtualmente, Va ma bene insomma, comunque. va bene. Il live un po' meno, è un po' più un problema, però insomma cerco di destreggiarmi fra tutti i miei interessi, che comunque ruotano tutti intorno alla musica, e per fortuna ho tutte le cose necessarie anche a casa. A noi che ci piace trovare e vedere il bicchiere mezzo pieno, ti chiedo se dovessimo trovare un aspetto positivo da tutta questa situazione, in cosa lo individueresti? Ah, senza dubbio, lo so. C'è una frase che ripeto spesso nel mio brano, che è quella dove dico: se piango solo io non funziona. Ecco, io penso che questa emergenza ci ha fatto diventare tutti uguali sotto quel punto di vista lì. Cioè, non c'è più nessuno che sta piangendo da solo. Cioè, siamo una nazione e purtroppo stiamo piangendo tutti insieme.
le disuguaglianze sotto questo punto di vista non ci sono più. È stato proprio, il virus è stato proprio una livella, tutti con le stesse paure, tutte con le stesse angosce, ce la faremo, non ce la faremo, quando, perché, come, quando finirà. Quindi se piango solo io non funziona, se piangiamo tutti forse ce la possiamo fare. Che ruolo possono avere secondo te la musica e l'arte in generale in questa situazione? Un ruolo alto, sicuramente. Io personalmente credo che la musica sia una delle cose più potenti che c'è nel mondo, insomma è in grado di fare le cose, la musica, che poche altre cose riescono a fare: emozionare, arrabbiare, sfogarti, dimenticare, farti dimenticare del resto. Quindi anche se non lo possiamo fare magari standoci vicini, ma ora ci sono diverse iniziative, diverse dirette, e credo che possa aiutare. Magari non tutti quando sono a casa hanno, sono fortunati come me ad avere il proprio strumento di lavoro a casa e a potersi concentrare su quello che gli piace fare veramente. Magari in tanti sono a casa e sono giustamente preoccupati per la propria condizione e cercano magari anche un momento di svago, no? Quindi la musica sicuramente può aiutare in questo. Certo. Poi per una volta forse stiamo utilizzando la tecnologia per quello che si deve, per quello che serve. Ecco, il giusto. È prematuro parlare di conseguenze, Giulia, ma come pensi ne potrà uscire il settore discografico, in particolare quello della musica dal vivo, come dicevi giustamente tu prima, da tutto questo? La musica dal vivo sarà un caos, è già un caos, nel senso che c'erano un sacco di cose già programmate. Ovviamente dovrà, poi tutti i giorni cambia qualcosa, quindi non sapremo alla fine quando potranno ricominciare i concerti, quando potremo ricominciare a uscire, a vederci, a invitare la gente a vederci, perché comunque è una responsabilità anche quella. E io nel mio piccolo, contributo, in questo periodo era prevista l'uscita di alcune cose che mi riguardano e abbiamo deciso di non stopparle, perché secondo noi non era giusto fermare la musica proprio adesso, che può essere d'aiuto. Quindi il mio piccolo contributo è questo, io sono uscita ugualmente con le mie cose e spero che insomma possa aiutare qualcuno. Certo, molti progetti, come dicevi tu, sono in stand-by al momento. Alcuni magari decidono di rimandarli perché, sai, guardano le vendite del fisico che al momento sono bloccate, altri invece semplicemente preferiscono uscire, come hai detto tu giustamente, per tenere compagnia, che è nobilissimo. Ti chiedo l'album, visto che ne parliamo ogni volta, visto che è pronto, visto che so quanto conta per Allora, l'album uscirà il 3 aprile. te. Ah. Sì, il 3 aprile, è anche questa una delle cose che insomma avevamo in programma e lo faremo uscire purtroppo, il 3 aprile uscirà solo in digitale, ma abbiamo pronto il fisico da vendere quando potremo, quando tutto questo caos sarà finito. Il disco conterrà 9 brani scritti da me, che ripercorrono un po' il mio percorso, quindi ci sono un po' delle Giulie diverse, come hai detto tu, no? Un po' in evoluzione, anche perché ci sono dei brani che ho scritto veramente qualche anno fa, 4, 5, anche 6 anni fa, e delle canzoni che ho scritto pochi mesi fa, quindi è un disco che mi ha vista veramente crescere sotto tanti punti di vista, e questa è una cosa che mi piace molto. E noi siamo curiosi di ascoltarlo, e allora ci risentiremo in occasione, o ci vedremo, dipende da come andrà Grazie. tutta questa situazione. Io spero di vederti, perché vorrà dire che tutto questo sarà finito. E per concludere ti chiedo, c'è una canzone che ti senti di dedicare all'Italia, al mondo, all'umanità, che in questo momento sta vivendo una situazione inedita che non ha mai vissuto nella storia recente? La prima che ti viene in mente? Oddio, la prima che mi viene in mente, non so perché mentre parlavi così, boom, mi è venuta in mente un pezzo di Caparezza, pensa te. Non lo Ah, so, perché a guarda. volte l'associazione, boh, non lo so, Certo, e quello è il bello. che si chiama Una chiave. E il ritornello dice: non è vero che non sei da solo, non è vero che non c'è una chiave. E io me lo auguro che questa chiave ci sia e che venga fuori il più presto possibile.
Ce lo auguriamo tutti. Grazie mille Giulia, io grazie. Ti ringrazio. Ricordo il titolo del tuo ultimo singolo che è La testa fuori. Ti rivolgo un grosso in bocca al lupo, ci riaggiorneremo per l'uscita dell'album e buona musica. Buona musica. Alla prossima. Ciao. Ciao.